Amiche e amici di BPM Power, eccoci di nuovo insieme con il nostro consueto appuntamento dedicato alle notizie. Iniziamo da Asus, che nel prossimo Zenfone 8 ha probabilmente rimosso una feature famosa, ovvero la flip camera. Quest'ultima era una sorta di tratto distintivo dello Zenfone, sin dalla sua versione 5. Il tutto era stato pensato per evitare il notch nella parte superiore e ricavare quindi più spazio per lo schermo. A far trapelare la notizia è stata la stessa Asus, che con un breve teaser ha praticamente confermato l'assenza della flip cam. Peccato, perché in effetti era un elemento distintivo dalla concorrenza. Vedremo se Asus ci ripenserà. Passiamo al mondo del gaming, dato che i fan di Resident Evil Village, possessori di console Sony, hanno potuto in queste ultime settimane cominciare ad esplorare il villaggio ed il castello presenti nel gioco. La fortuna è stata però abbastanza limitata, perché le demo sono infatti state disponibili solo per 8 ore, una parte delle quali nel bel mezzo della notte, ovvero dalle 19 alle 3 del mattino. Tuttavia, Capcom ha deciso di estendere il periodo di prova dell'ultima demo, che è passato da 24 ore ad un'intera settimana. Non dimenticate però che la demo avrà sempre una durata fissa di 60 minuti. Rimaniamo ancora nel mondo dei giochi, dato che la Electronic Entertainment Expo, meglio conosciuta come E3, quest'anno sarà interamente digitale. Oltre ai publisher di spicco come Ubisoft o Nintendo, si è aggiunta Square Enix e oggi gli organizzatori hanno pubblicato una lista di più di 40 compagnie già confermate. Tra i nuovi arrivati più interessanti troviamo studi come Activision, Amazon, Bandai Namco, Bethesda, Epic Games e Sega. La versione digitale delle tre si terrà dal 12 al 15 giugno e non vediamo l'ora di sapere tutte le novità. Concludiamo con l'hardware, dato che due produttori cinesi di memoria, Jinwei e Netac, hanno affermato di aver prodotto i primi moduli mainstream di DDR5. Stando alle indiscrezioni, dovrebbero essere pronti per la prossima generazione di schede madri a CPU dedicate all'architettura Alder Lake di Intel. Netac ha confermato di aver passato la fase di valutazione dei propri banchi di RAM di DDR5 in collaborazione con MSI e Asus, due brand decisamente di spicco. Vi ricordo che lo standard DDR5 darà un incremento prestazionale davvero notevole per tutti i PC desktop, con frequenze che arriveranno a toccare i 4800 MHz senza alcun overclock. Bene amici, questa era l'ultima notizia di oggi. BPM Power News finisce qui, ma prima vi invitiamo, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 13. Ciao! Ciao.